Winners, benvenuti in un nuovissimo video! A grande richiesta torna il traduttore di Marina. Oggi in particolare ci occuperemo di... ragazzi. Ebbene sì, cari ragazzi, siete spacciati, perché grazie a questa innovativa tecnologia tutte le ragazze da casa potranno finalmente capire che cosa volete dire quando dite queste frasi. Per adesso non sono pronto per una storia seria, scusami. Non mi piaci abbastanza. Amore, senti, ti dà fastidio se esco? Voglio uscire. Apprezza che ti stia chiedendo umilmente il permesso. Ma va, amore, sarà una serata tranquilla tra amici. Discoteca fino all'alba. Ma ti pare che la sento ancora? Dai. La sento ancora, la sento ancora. Amore, quale mi metto? Ma non lo so, quello nero. Per me un vestito vale l'altro. Basta che tu ti dia una mossa. Sì, decidi tu dove andare a cena. Per me va bene tutto. Davvero, scegli tu il ristorante. Tanto qualsiasi cosa ti proponga non ti va mai bene. Ma amore, è Marina, la youtuber. La seguo perché fanno ridere i suoi video. Anzi, guardali anche te. Che cosa stai aspettando? Iscriviti anche tu al canale di Marina e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche. San Valentino è proprio una festa inutile. Non ho la più pallida idea di cosa regalarti. Amore, ma ti pare? Non ho mica guardato il culo. Non le ho guardato il sedere. Gli ho proprio fatto la radiografia. È solo un'amica, tranquilla. Ovviamente non è solo un'amica. Amore, vado a cena con i miei amici. Tutti maschi. In realtà non sono certo che a cena saremo solo maschi, ma se ti dico che potrebbero esserci anche delle ragazze, tu non mi faresti uscire, quindi siamo solo ragazzi. Amore, ma quello corto nero o quello lungo fucsia? Ma quello che vuoi, tanto sai che sei sempre bella. Datti una mossa, ho fame. Stasera fa la brava, mi raccomando. Non fare la... cretina. Ti giuro che non so chi sia. Deve avermi chiesto un'amicizia anni fa. Gliel'ho chiesta io dopo ben 3 giorni di stalking. E ovviamente perché me la volevo... Non è che non mi piaci, è... che ti vedo solo come un'amica. Non mi piaci. L'AMO che ho tatuato è per mamma, ma... è anche per Marina. Era destino che ci incontrassimo. È l'iniziale della mia ex. La mia ex? Ma chi la sente più quella? In realtà ogni tanto la sento, ovviamente in amicizia, però non te lo posso dire, perché se te lo dicessi scoppierebbe la terza guerra mondiale. Prendi pure il cellulare, non troverai nulla di compromettente. Ho già provveduto ad eliminare tutto il materiale compromettente, quindi prego, guarda pure. Amore, ci sentiamo dopo che devo fare una cosa, eh? Ciao. Non mi scrivere per almeno 3 ore. Amore, devo dirti una cosa, ma promettimi che non ti arrabbi. So già che ti incazzerai. Amore, ti giuro che non è come sembra. È come sembra. Forse anche peggio. No, no, tranquilla, non ho niente. Sono incazzato nero. Ma se i social neanche li uso, dai. Li uso, li uso. Ho anche 3 profili fake per stalkerare meglio le mie ex. Non sono abbastanza per te. Meriti di meglio, davvero. Non sei abbastanza per me. Merito di meglio. Guarda che non ho per forza bisogno di uscire con qualcuno, eh. Qualità, non quantità. Sì, certo. Basta che respiri. Ma te l'ho detto, avevo il telefono scarico. Non avevo voglia di risponderti. Quindi sali da me? No, non pensar male, non sono mica quel tipo di ragazzo, eh. Sono esattamente quel tipo di ragazzo. No, piacere mi piace, però sei una bellissima ragazza, ma non voglio niente di serio. Non mi piaci abbastanza e l'altra sera ero completamente ubriaco. Mi serve una pausa, il problema sono io, non tu. Il problema sei tu. Sì, ok, va bene, come vuoi tu, dai. Non ho voglia di discutere. Ti va di salire da me a vedere un film? Ci siamo capiti. Eccoci purtroppo arrivati alla fine del video. Spero vivamente che questo video vi possa tornare utile in diverse situazioni. Fatemi sapere con un commentino qui sotto quali di queste frasi avete sentito più spesso. E soprattutto ricordatevi di seguirmi su tutti gli altri social, Facebook, Instagram e TikTok. Io vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video. Adoro!